Bentornati, bentornati, carissimi telespettatori, radioascoltatori, visitatori di Assaggi Internet. Divini, un po' di tutti. Benvenuti a questa nuova puntata di Assaggi Divini On Air, questo nostro viaggio meticoloso in quello che è il mondo del vino. E qui con voi Stefano Lauretti e Michele Casetta. Ciao Michele! L'altrettanto meticoloso, del compagno dei vostri viaggi per intorno all'Italia, assieme a dei bellissimi posti, a dei buonissimi sapori, questo nel web, questo su Icaro TV e News Rimini. Noi siamo da tutte le parti, siamo un po' come la gramigna per quello che riguarda l'agricoltura. Ma oggi sarà una puntata bellissima, una puntata speciale, perché oggi parleremo, come al solito, di diverse cose, ma di un vitigno un po' particolare, di una regione, direi, la più fiorita delle regioni italiane, vero Michele? Stiamo parlando della Liguria, un po' prendendo ispirazione da Sanremo e un po' anche... Ma magari anche no, diciamo un po' anche della primavera, quindi diciamo ci è venuto voglia di parlare di Rossesi Dolce Acqua, un nome, una poesia. E questo è un vino di cui parleremo assieme a uno dei maggiori produttori, o perlomeno un produttore che non ne fa poi neanche tantissimo, ma lo fa veramente di qualità. Di chi parliamo, Michele? Ma piccolissimo, direi che se lo beve per sé è uno che fa una proposta di qualità e con delle quantità relativamente moderate, insomma, però lavora veramente di qualità, questo è il più importante. E questo perché per fare questo vino ci vuole una grande terra, ma anche molta fatica, perché la Liguria è una di quelle regioni dove si parte dalla montagna e in 5 minuti si va giù sul mare, quindi grandi salite e grandi difficoltà per produrle. Se parliamo di Maurizio Anfosso e dalla cantina Camancinè. Dopodiché proseguiremo con il momento centrale sempre della nostra trasmissione e parleremo e degusteremo un vino straordinario, vero Michele? Parliamo di un vino molto particolare, chiamato, come ci piace poi chiamare il produttore, il nostro amico Gerardo Giratrabocchetti, e il sigillo delle cantine Il Notaio. Le cantine del Notaio, che sono tra i più quotati produttori di questo vitigno, che è un vitigno, lo vogliamo ricordare, Aglianico del Vulture in Basilicata, ed è spettacolare. Dopodiché questo vino noi lo daremo in degustazione, anzi l'abbiamo già dato, ma saremo in collegamento telefonico con il ristorante, Michele, con lo zio di Rimini, in particolare con Giuliano, un amico che è già venuto ospite con noi da Assaggi di Vini, e proverà in questa cucina sua particolare questo vino. Ricordiamo che questo ristorante è uno dei più rinomati che c'è proprio in tutta la città riminese, vero Michi? Sì, in questa, diciamo che la cucina che fa è una cucina un po' più di alto livello rispetto alle cucine normali. Diciamo che anche Giuliano ha anche due altri ristoranti, uno magari di un livello come fa la Piadina, comunque pranzi della tradizione, cibo della tradizione, invece in questo qui cerca di fare qualcosa di un pochettino più ricercato. E dopo, per ultimo, ma non per ultimo, in ordine di importanza, avremo i nostri ospiti di oggi. Abbiamo Assaggi Divini ad Arte, e per Assaggi Divini ad Arte abbiamo un po' di musica. Avremo una musica anche live, vero Michele? Live, anzi, li vedremo qua, e se non sono live li vivremo per voi. Va bene, e di chi parliamo? Parliamo della Amati and Band, ti ricordi? Ma sì, ci mancava l'Endband. Ah no, ci mancava la Amati l'altra esatto. Volta. Abbiamo già avuto gli Amati e adesso avremo anche l'Endband. Andiamo però adesso immediatamente con il primo brano musicale della serata, e che ci propone il nostro regista. Eccoci di nuovo qua allo studio 1 di Radio Icaro Rubicone, Icaro TV, a Savignano sul Rubicone. Michele ti parla, appunto, che non siamo solo a Savignano, ma siamo un po' in giro per tutto il mondo con il nostro sito in italiano e in inglese, lo sai? Ma dai, no, non me lo dire. mi piace quando entri con questa faccia che mi dici ma lo sai, no? Va bene, dai, abbiamo il nostro sito internet che vogliamo ricordare, www.assaggidivini.it, dove potrete trovare tutti i nostri articoli, tutti
Gli amici, gli amici, i relatori, vero, gli eventi della zona, quindi anche le degustazioni, tutti i momenti di si può anche provare del vino, magari anche i nostri fra un po'. E poi potrete trovare questa puntata, sì, la potete trovare proprio lì, perché noi abbiamo anche il collegamento, come si chiama il nostro collegamento con YouTube, che non mi ricordo mai, Michele? È Assaggi Divini Channel, ma noi abbiamo sempre anche la nostra piccola finestrella nel nostro sito Assaggi Divini, dove si può ricavare appunto lo spazio per andare a vedere là. E voi tutti ci potete venire, entrare in questo sito e anche lavorare se volete, potete mandarci un articolo, avete un articolo su un evento che vi fa piacere promuovere, voi ce lo mandate e Michele, perché è lui che lo fa, devo dire la verità, io sono un po' pigrone in questa cosa qua, ve lo pubblica. Ma veniamo al momento, oserei dire quasi didattico di oggi. Di che cosa parliamo, Miki? Beh, in questo momento si viaggia un pochettino, si va in Liguria. Si va in Liguria assieme a un amico, a Maurizio Anfosso, per parlare dei Rossesi Dolci Acqua. E Maurizio Anfosso è della cantina, lo vuoi dire te, Maurizio? Pronto, Maurizio? Sì, ciao. Ciao, Maurizio. Allora, ciao. Il nome della tua cantina lo facciamo presentare a te, dai. Azienda Agricola Camancinè. Camancinè, con la K iniziale. Perché Camancinè? Ma la K è nata un po' da un'idea per uscire un po' dal K classico di casa e abbiamo voluto mettere questa K che era un po' anche per dare il senso del nuovo di un'azienda antica, però comunque di una nuova generazione. Qua si dice un po' la K per dire casa. Casa, sta per casa, sì. Mancinè è il soprannome di famiglia, vuol dire Mancini. E ce ne avete diversi? No, ma che... No, è che siamo in un piccolo paese, qua siamo 800 abitanti e ci chiamiamo un po' tutti con lo stesso cognome. Allora distinguere le persone venivano dati questi soprannomi che poi sono diventati... Un po' caratteristici, esatto. Sì, un po' caratteristico, il soprannome della famiglia. Ma e questa è una tradizione che c'è anche qua in Romagna, per la verità. Io sono della casata dei Barnos, non so te Michele, ma da noi Barnos vuol dire pullover, infatti oggi mi sono messo con il pullover, vabbè. E sono a casa casetta. Casa casetta. Ma veniamo, dai. Queste sono cose che effettivamente ci interessano poi relativamente e interesseranno molto più relativamente i nostri teleascoltatori. Allora, parliamo di questo Rossese di Dolce Acqua. Maurizio, facci qualche cenno storico, come nasce il Rossese? Allora, diciamo, il vigneto è un vigneto molto antico che è presente, dire da sempre, sbagliato, però da lungo tempo nel nostro territorio. E, è stato riconosciuto nel 72 con la DOC, con la denominazione di origine controllata, ed è stato la prima DOC ligure a essere presente, insomma. È una piccola DOC, stiamo parlando di circa 250-300 mila bottiglie all'anno tra tutti i produttori presenti, con all'incirca una trentina di aziende che etichettano, quindi una media di aziende molto bassa di bottiglie, cioè 15-20 mila bottiglie circa azienda, piccole realtà, insomma. Piccole realtà che sono un po' organizzate per trasformare, fare una viticoltura dove solitamente si fa fatica a fare. Sì, diciamo che questa possiamo considerarla una viticoltura eroica, quella che viene considerata una viticoltura eroica. Noi lavoriamo con pendenze molto elevate, quasi a livelli delle 5 terre, e abbiamo appezzamenti di 5.000 massimo, 6-7.000 metri, quindi insomma poi per mettere insieme un ettaro o due ettari di vigneto bisogna insomma per avere più appezzamenti, è una situazione abbastanza complicata, non si può meccanizzare perché lavoriamo su delle terrazze, quelle che da noi vengono chiamate fasce, che sono praticamente dei terrazzi ricavati con delle pietre e di mire a secco. E quanti anni hanno questi vitigni, nel senso questa viticoltura? Questa è la cosa più interessante della nostra DOC. Infatti noi abbiamo oltretutto anche fondato un'associazione che si chiama Vigne Storiche, che sono 14 aziende adesso, se ne ricordare, che praticamente Vigne Storiche proprio dal fatto che ognuno di noi ha all'interno della propria azienda un vigneto che se non ha 100 anni arriva vicino ai 100 anni. Come si dice, poco ma buono. Quindi oltretutto sono vigneti che producono anche poco, perché stiamo parlando circa di 40-50 quintali a ettaro.
quindi proprio piccoli numeri anche, per riuscire a tirare fuori comunque nettare, grande nettare. Ma parliamo di questo vino, adesso abbiamo visto, ci hai spiegato come viene coltivato, e che è un'agricoltura eroica, la vogliamo definire così, ma parliamo di questo vino, cosa ci troviamo in un bicchiere di rossese quando ce ne versiamo un calice? Ecco, allora la prima cosa, vabbè, dobbiamo dire che rossese ha un colore rosso rubino scarico, quindi ha una intensità di colore che potremmo definire, che può ricordare i Borgogna, i Pinot Neri, e una struttura tannica non troppo complessa, una buona acidità e punta molto sulla sapidità. È un vino che si può quasi considerare salato, in alcune annate in modo molto particolare, come il 2010, che è stata la grande annata per i rossi di Dolce Acqua, dove sono usciti anche dei bei risultati a livello nazionale come premi, riconoscimenti, e diciamo che questa è la caratteristica. Nei profumi ricorda parte dei frutti rossi, per poi passare a una macchia mediterranea, e poi col tempo, anche perché diciamo che il rossese nel tempo, negli anni passati, si pensava fosse un vino di pronta beva, ma in effetti così non è, nel senso che comunque nel tempo si può anche mantenere, adesso è un vino da medio invecchiamento, e nasce allora esce fuori da questo vino una complessità, con andando su dei profumi secondari molto interessanti. Mi dicevi anche, parlando nella tua email così, che è il vino più francese degli italiani, che sì, assomiglia un po' a Borgogna. Il francese degli italiani, anche perché dagli studi che sono stati fatti ultimamente si vede proprio che è un vigneto che arriva poi dalla Francia, in effetti, cioè era nato in Francia e poi portato in Italia. Ha questa poi similitudine col Pinot Nero, e quindi diciamo che si considera il più francese degli italiani. Ha una sua caratteristica molto francese. Allora, abbiamo parlato della complessità, abbiamo parlato di che cosa ci si trova in un bicchiere di rossese, no? Ma ci vuoi fare un abbinamento tipico del rossese con qualche piatto proprio della tua zona? Sì, sicuramente. Ecco, allora, il rossese diciamo che viene fatto in due versioni, una versione classica e poi una versione superiore. Nella versione classica solitamente sono un rosso che viaggia dai 12 ai 13 gradi alcolici, con questa struttura tannica molto leggera, che si può anche abbinare, stranamente, al contrario di quello che si può pensare, anche con dei piatti di pesce, e anche piatti di pesce dove magari c'è la presenza del pomodoro, comunque insomma non una semplice magari orata al forno, qualcosa magari un pesce un po' più complesso. Per esempio nel pesce noi lo abbiniamo a un piatto che ha il nome, fa anche un po' ridere, che si chiama Branda Cuyum, che è stocafisso con patate. Ok. Alla genovese. Alla genovese, perfetto. O se no si può abbinare, noi abbiamo il coniglio nella nostra cucina, la capra coi fagioli. Diciamo che questi sono i piatti più tipici dove possiamo trovare l'abbinamento giusto. Poi si abbina anche con formaggi, sicuramente più nella versione superiore che nella versione classica. Ma ti voglio interrompere, perché adesso voglio andare sul prosaico, no? Sì. Il rossese, abbiamo capito che è un vino difficile da coltivare, è un vino anche difficile forse da bere e da capire, ma siccome da noi si fa fatica a trovarlo questo rossese, quanto costa una bottiglia di medio vecchiamento di rossese? Ma guarda, allora noi il rossese può partire all'enoteca, lo potete trovare dai 9 fino ad arrivare ai 25 euro a seconda della tipologia, dell'annata, della riserva o dell'azienda, insomma. Sì. Maurizio, ti ringraziamo. Ti ringraziamo, sei stato veramente esaustivo. Grazie a voi, grazie di aver dato attenzione a una piccola doc. Ah, ma noi cerchiamo di fare questo, e anzi, ti ho fatto promettere, i nostri telescottatori, adesso ti incastro io.
gli ho fatto promettere a Maurizio che ci manderà uno dei suoi vini per fare proprio la degustazione centrale, quindi più avanti avremo anche il rossese di Dolce Acqua di Camancinè. Sicuramente sarà fatto, e vi invito tutti a venire a trovare se volete al Vinitaly. Io sono presente su, va bene, o anche nella tua azienda, o nell'azienda in Liguria sicuramente, anche perché sicuramente è un territorio anche difficile da raccontare, perché è talmente bello che è difficile da raccontare. È bello da vedere, sì, bello da vedere, bello da assaggiare anche, sì. Olio, anche l'olio. Va bene, ringraziamo ancora Maurizio Fosso di Camancinè e lo salutiamo con il prossimo brano musicale